Ha colpito molto questa immagine, un uomo davanti al mare con la foto della moglie che non c'è più, una bellissima storia d'amore che potremmo dire va oltre la morte e che ci racconta il protagonista in prima persona. Porto sta foto al mare, porto sta foto perché d'estate facevamo il bagno qua. Io vivo con questa foto, vivo nel senso. Mattina, mezzogiorno e sera sono con questa foto, compreso la notte. Io me la metto a dormire con me. L'amore che non muore, l'amore che non può morire. Ogni mattina da 7 anni, da quando sua moglie Ida non c'è più, Giuseppe Giordano, 70 anni, viene qui, sul lungomare di Gaeta, che li ha visti crescere e tanto sa del loro idillio. Porta con sé la foto della compagna di una vita, la adagia accanto a lui sulla panchina, rivolta verso il mare, come a farglielo respirare ancora. Ci siamo conosciuti, diciamo, abbiamo frequentato più o meno sto posto, che avevamo 16 anni. Io so che è morta, per carità, non è che... Ma non la voglio lasciare, non la voglio lasciare. Il proprietario della pizzeria dall'altra parte della strada ha notato questo anziano signore, vedovo inconsolabile, gli ha scattato questa foto che ora sta commuovendo il web. Io ho voluto fare questa foto, ho scritto 2 righe proprio per rendere merito a questo gesto nobile. Ha compiuto da poco 70 anni Giuseppe, all'affetto dei 3 figli avuti da Ida, ma resta la malinconia della perduta complicità con la donna della sua vita. L'amore non muore. L'amore non muore, chi ama deve amare e perdonare tutto.